Ciao a tutti ragazzi, bentrovati ragazzi miei, iscrivetevi al canale, lasciate un like, sono due cose totalmente gratuite, ve le chiedo perché sono indispensabili per la crescita del canale, va bene? Mi raccomando, iscrivetevi ragazzi se non l'avete ancora fatto. Allora, Wagné. Ho letto il comunicato della curva, il secondo in pochi giorni, quindi badate bene che qualcosa insomma sta succedendo ed evidentemente siamo felici di questo, perché perlomeno si cerca di, come dire, far capire che determinate cose non vanno bene. Però il comunicato della curva di oggi è un comunicato diverso da quello dell'altro giorno. Lo vedo un piccolo passo indietro, non mi è piaciuto tanto, devo dire la verità. Ho visto un comunicato molto più soft rispetto a quello dell'altro giorno. C'è stato un passaggio che secondo me verrà preso al balzo. Perché qui non si è parlato di vogliamo un allenatore ambizioso, vogliamo un allenatore vincente. Si è parlato di un allenatore capace di valorizzare i giovani. Quindi ragazzi, quando uno pensa a un lavoro di questo tipo, valorizzare i giovani, beh, io non penso ad Antonio Conte. Non penso ad un profilo in grado di dare subito quella spinta in più che serve a questa squadra. Mi sembra un comunicato molto ma molto più in linea con quelle che sono le linee guida della società. È una cosa che mi dispiace, perché non vorrei che la cosa fosse stata un pochino, come dire, non vorrei che ci sono stati alcuni passaggi che noi ovviamente non conosciamo qui, che però è molto semplice pensare, immaginare. Probabilmente alla curva, perché questo mi sembra un cambio repentino, insomma, l'altro giorno si parlava quasi di essere sul piede di guerra, tra virgolette, contro la società. Se le cose non fossero andate in una certa direzione. E invece qua mi sembra un comunicato di una società, di una tifoseria che chiede di proseguire un lavoro che si è iniziato l'anno scorso. Ma che tipo di lavoro si è iniziato l'anno scorso? Il mercato dell'anno scorso è stato sicuramente un mercato importante, quello sì, ma non dimentichiamoci che la società, per portare avanti questo mercato, ha pensato di vendere uno dei nostri pezzi di cuore, che poi è andata bene, io ne ho parlato più spesso e volentieri su questo canale, che poi è andata bene perché, al di là di quello che è successo a Tonali, i giocatori che abbiamo portato a casa sono dei giocatori di assoluto valore e lo hanno dimostrato, che i vari fenomeni di Gazzetta dello Sport e compagnia cantante ne dicano, perché lo dicono i fatti, perché i giocatori noi li guardiamo in campo, vediamo le partite, seguiamo tutte le partite e possiamo dire di essere contenti del mercato che è stato fatto. Penso che da questo punto di vista non ci sono dubbi. Poi magari si poteva fare meglio in attacco, in centravanti, andava preso un centravanti migliore, eccetera, sì, però non possiamo nemmeno pensare di poter fare tutto in una sessione di mercato. Quindi ok il discorso di proseguire un certo tipo di mercato, quindi investire sul mercato, però questo discorso di trovare un allenatore in grado di valorizzare i giovani mi sembra una dichiarazione così un pochino, come dire, ma un pochino ruffiana, ecco, diciamo così. Non mi sembra una di quelle dichiarazioni che possa andare bene un pochino a tutti. Non so se mi sono spiegato. Invece bisognava dire: noi vogliamo questo,
noi vogliamo quell'altro. Invece ho letto, non siamo noi a dover fare le scelte, non le abbiamo mai fatte. No, ok, però uno una sua idea la può dire, una curva in questo caso, un gruppo di persone importante, un numero di persone importante può rendere, nota qual è la propria idea. Quindi sinceramente questo mi sembra un comunicato così un pochino edulcorato e mi dispiace. Poi ragazzi, un'altra battuta nei confronti di Arrigo Sacchi, mo lo so pundete, Arrigo Sacchi, Trevisan, tutta questa gente qui che continua a parlare di Milan, sempre facendo il professore, eccetera. Da Arrigo gli vogliamo un gran bene, non voglio che le cose siano trevisate, però, travisate, come cazzo desce, però il discorso è, travisate, quindi è Trevisani, vedi, mo mi stavo... Però il discorso è che quello che voglio dire, ha detto Arrigo, ha detto, beh, però Pioli, perché adesso mo c'è quasi una voglia di riconfermarlo. Cioè, una roba da pazzi, Wagner, una roba da pazzi. E si continua a dire, Fish, però cioè, rendiamoci conto che Pioli è arrivato solamente dietro all'Inter. Ma, ad aver. È arrivato secondo, quindi meglio di Pioli ha fatto solo l'Inter. Ma come si dice al nord, ma va che roba. Quindi se per caso arriviamo terzi, quale sarà la tua prossima, diciamo, esternazione? Vabbè, quindi meglio del Milan avranno fatto solamente Inter e Juve. Quincio Maffe, cioè non ho capito, è una cosa buona questa qua, il fatto che solamente l'Inter ha fatto meglio del Milan? Cioè noi dobbiamo renderci conto di una cosa, noi vogliamo lottare per vincere, noi dobbiamo vincere, noi siamo il Milan, anche perché se poi la proprietà ci viene a dire, con, diciamo, direttamente con i suoi dirigenti, ci viene a dire che ogni anno senza vittorie è un anno perso, è un anno che lascia solo dei rimpianti, e allora poi i fatti devono andare allo stesso passo delle dichiarazioni. Non ci venite a dire una cosa e poi fatene un'altra, perché non è una cosa accettabile. Allora domani o domenica, quando sarà, sciopero del tifo, perché i tifosi staranno allo stadio, ma non ci saranno vessilli rossoneri, non faranno cori, non canteranno, non faranno il tifo per il Milan, per dare un segnale alla società. Ok, e allora perché questa dichiarazione? Continua su quella linea dura, far capire che noi vogliamo il top, perché per tornare a vincere significa tornare a vincere, significa fare 90 punti, 92 punti, 89, fare tanti punti, ragazzi. E se noi andiamo a prendere un allenatore che vuole valorizzare i giovani, come avete scritto voi, difficilmente riusciremo a battere l'Inter, che ormai è già una macchina rodata, che andrà anche, che sarà pure rinforzata dal mercato. Cioè, bisogna capirle queste cose qua. Non veramente non mi sono piaciute queste dichiarazioni. E vabbè, poi ragazzi, chiudiamo velocemente sulla Roma. Che è successo ieri? In realtà ieri sera avevo fatto anche un video, ma non so perché ho provato e riprovato a caricarlo, non me lo caricava. Non so per quale motivo, alla fine era tardi, ho spento tutto. Perché avevo detto anche due cose sugli amici romanisti, insomma, voglio dire, De Rossi, che ci aveva dato una lezione a Pioli, eccetera, di qua, De Rossi da De, la Roma di qua, la Roma di là. Ieri abbiamo visto un lavoro straordinario di Xabi Alonso, che ha dato una lezione assolutamente gratuita di scuola calcio a De Rossi, una lezione da scuola calcio, una lezione vera e propria a De Rossi. Mamma mia, che livello! Ecco perché io
Infatti, quando vedevo questo Bayer Leverkusen imbattuto che ha dato 20 punti al Bayern Monaco, sinceramente nemmeno riuscivo a capire, riuscivo a spiegarmi, perché se voi leggete la formazione, al di là di Wirtz, che ovviamente è proprio l'astro nascente del calcio tedesco, giocatore formidabile, al di là di alcuni giocatori validi sicuramente, non c'è niente di speciale negli 11 titolari, nella rosa di questa squadra qua. Ecco perché quanto è importante l'allenatore, che gioco gli ha dato. Neu, quando ha mashup che è un allenatore così innovativo, con delle idee così... Io ieri mi sono veramente me la sono gustata la partita, perché ho visto dei movimenti, delle giocate, un atteggiamento tattico veramente nuovo. A parte che vai a giocare a Roma contro una squadra in salute, con una naturalezza, con una facilità, senza ansia, con una sicurezza che veramente mi ha lasciato allibito. E poi la cosa che veramente mi fa cioè questi c'hanno hanno veramente un assetto molto ma molto particolare, soprattutto in fase in fase offensiva. La proposta di gioco che parte dal basso, ma parte dal basso non quando uno si vuole intestardire e magari si va a incaponire in delle situazioni che poi spesso e volentieri portano pure ad un'azione per gli avversari, perché si sbaglia il passaggio, eccetera. Ho visto ieri i difensori del Bayer Leverkusen, che quando avevano il pallone fra i piedi e dovevano scaricare il pallone ai centrocampisti, in automatico i centrocampisti partivano, creavano degli spazi, i centrocampisti e gli esterni creavano degli spazi, e sistematicamente con determinati movimenti i difensori riuscivano, con un passaggio, a dare un pallone praticamente quasi alla tre quarti, già in una zona pericolosa per gli avversari. Una cosa veramente incredibile, cioè ho visto proprio che succedeva spesso, cioè non è stato un caso, una cosa proprio voluta, studiata, movimenti che in automatico liberavano qualcuno. Cioè quasi sempre il passaggio del difensore andava quasi sempre ad un giocatore che non si sa come, non si sa perché, si era trovato un varco per andare dentro a fare male. Veramente molto ma molto interessante. Poi in fase difensiva tanta attenzione, tutti quanti che tornavano nella loro posizione, i due centrali di centrocampo che facevano filtro, sia Sciacca, giocatore centrocampista svizzero che comunque abbina sia quantità che qualità, giocatore importante, anche l'altro Hendrix, come si chiama, Vied, che comunque anche è il giocatore che ha fatto gol, giocatore che a centrocampo fa tanta, tanta legna, tanta densità, riuscivano ad abbassare, a chiudere le linee, non c'erano spazi, tant'è vero che questi hanno subito pochissimi gol oltre ad averne fatti parecchi. I due centrali dietro sono Du Marcandone di 1,95, tutti e due giocatori veramente, quando tu vai a leggere la squadra non ci vedi niente di speciale, invece poi ti rendi conto del lavoro che sta fatto da Xabi Alonso. Veramente questo rischia di diventare un allenatore veramente veramente molto ma molto ma molto importante. Secondo me è uno che segnerà i prossimi anni, perché veramente un livello veramente importantissimo, devo dire. Sarebbe bello veramente andare a prendere un allenatore con queste capacità, sarebbe bello veramente andare ad uscire veramente un coniglio dal cilindro. Vabbè, Wagni, questo è, mi dispiace per i tifosi della Roma, mi dispiace perché ieri si aspettavano chissà quale serata, anche se noi ci siamo sorbiti i loro sfottò, perché loro adesso stavano volando. In questo momento sono praticamente quasi fuori dall'Europa League e devono stare attenti al quinto posto in Champions, perché devono dire grazie che quest'anno sono 5 le squadre che si qualificano e sono lì lì per perderlo, perché adesso c'è un calendario niente male per la Roma, quindi
datevi da fare. Sono contento invece, sapete per chi? Per Paredes e Mancini, perché giocatori così stucchevoli, giocatori così fastidiosi, veramente difficile trovarne, veramente bisogna andare indietro ai tempi di quel testa di cazzo di Materazzi, diciamo, per arrivare più o meno ai livelli di Paredes e di Mancini. Paredes è proprio un demente, proprio, cioè una persona veramente di una stupidità unica. Mancini, il suo idolo è Materazzi, quindi alla fine di che cazzo stiamo parlando? Quelli sono, il livello è quello, ogni senza perduti. Vabbè ragazzi, per il resto che altro dirvi? Come vi dicevo prima, iscrivetevi, lasciate un like, condividete, se poi ne avete voglia c'è il indirizzo PayPal per le donazioni. Vi voglio bene, vi abbraccio, forza Lotte, vincerai, non ti lasceremo mai.